Ma perché? 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 Vabbè, sperimentiamo. Ah, sono contento! Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Questa miniserie in due puntate targata Rai Fiction. No, non è vero, non è Rai Fiction, è targata Andrea Grace, ovviamente. Dedicata alle sette copertine di Vogue Italia del numero di gennaio. Per chi non lo sapesse, io sono Andrea Grace e voi siete sintonizzati su Grace Art Lover. Come vedete, ragazzi, sono in fase un po' di sperimentazione anch'io, quindi cambio inquadrature, sfondi, altezze. Ora sono in piedi, ad esempio. E devo dire che mi trovo molto più comfy a stare in piedi. Oggi dunque, ragazzi, si conclude così la serie dedicata al numero speciale di Vogue più eco-friendly della storia della rivista. Sono stati chiamati a collaborare ben sette artisti differenti che hanno messo al servizio dell'ecosostenibilità la loro creatività, realizzando non soltanto le cover per raccontare quel mondo fatto di abiti e modelle che solitamente è narrato attraverso il mezzo fotografico. Si tratta di quel numero di Vogue che per noi amanti di arte e moda aspettavamo con ansia da tanto tempo. Per farvi capire un po' l'hype che si è creato dietro, potremmo paragonarla con la palette di Jeffree Star e Shane Dawson per Morphe. Ora ve lo posso confessare sinceramente. Se voi andate su eBay, le stesse cover le trovate a prezzo di 85 € tutta la serie e ancora si trovano in edicola. Al che mi sono detto, forse sarà la mia pensione. Perché aprirle? Perché? Comunque, senza troppi indugi, andiamo ad esplorare le ultime tre copertine rimaste. Quindi direi subito di iniziare in tromba e a passo di carica, come si dice, presentando la copertina di Paolo Ventura. Paolo Ventura è tra l'altro uno degli artisti. Dei fotografi? Degli artisti fotografi? Dei fotografi artisti. È difficile effettivamente ancora da inquadrare bene con un'etichetta storica. Comunque è uno degli artisti ai quali io sono particolarmente legato perché è quello dal sapore più romantico, nel senso non romantico ottocentesco, proprio romantico. Possiamo tranquillamente affermare che quella di Paolo Ventura non è sicuramente una prima volta, piuttosto un ritorno a casa. Infatti, si fece conoscere agli inizi della sua carriera principalmente come fotografo di moda. Arrivato a un certo punto del suo percorso, si trasferisce a New York ed è lì, nella Grande Mela, che inizia quella sperimentazione al processo creativo che poi lo va a caratterizzare e che gli ha fatto guadagnare fama a livello internazionale. E dunque parlare di fotografia con Paolo Ventura è un po' azzardato perché in verità la fotografia è semplicemente l'ultimo passaggio di un processo più complesso, che prevede come punto di partenza la costruzione di un modellino architettonico in scala che andrà poi a fare da sfondo, come su un set cinematografico, per i propri lavori. Una volta disposto nello spazio questo modellino architettonico, all'inizio della carriera andava a porre delle piccole miniature dei personaggi, anche se in scala, e poi scattava la fotografia. Successivamente, il processo creativo lo ha portato a che cosa? Eliminare completamente questi piccoli personaggi e a sostituirli con dei personaggi fotografati precedentemente e poi applicati con la tecnica del collage in un tempo successivo. A questa aggiunta dei personaggi fotografati se ne aggiunge appunto un'altra ulteriore, che è quella invece della pittura, perché lui attraverso il colore poi inizia a eliminare o ad apportare tutte quelle modifiche che gli consentono di ricreare questi mondi fantastici, onirici e
semplicemente romantici. Nel caso specifico della copertina di Vogue si può ben vedere la fotografia della modella è il punto di partenza e piano piano è stata trasformata attraverso la magia della sovrapposizione delle tecniche artistiche. E ora ragazzi passiamo alle ultime due copertine delle uniche due artiste emergenti di questo numero di Vogue. Emergenti, che ho fatto una difficoltà a trovare delle informazioni che Dio solo sa. E dunque senza indugi passiamo alla prima cover che è quella di Cassina Moda. Cassina Moda è un'artista classe 1988, nata a Maputo, quindi in Mozambico, da madre mozambichiana, si può dire, vero? Vabbè, noi lo diciamo, e padre americano. Attualmente vive e lavora a Los Angeles, dove ha iniziato anche a esporre in tempi recentissimi le sue prime personali. Cassina Moda si esprime attraverso il mezzo della pittura e di solito il tema di fondo delle sue opere è un'indagine accurata della società e della cultura, soprattutto della cultura d'appartenenza, quindi dell'Africa mozambichiana. Ridai, questo mozambichiana, mi piace. È interessante dell'opera di Cassina Moda il suo fare narrativo. In questo ha giocato la parte del leone, se si può dire, i suoi studi iniziali dedicati principalmente al cinema. E questo storytelling è onnipresente nelle sue opere. In definitiva, l'opera di Cassina Moda è da non sottovalutare e da tenere sott'occhio. L'ultima artista che andiamo a vedere adesso, stiamo parlando di Delphine Desan. Mio francese pessimo, vabbè, me lo dicevano pure all'università i professori. Sarò sincero con voi, questa artista non la conosco minimamente e continuo ad essere abbastanza ignorante al riguardo. Quindi l'unica cosa che posso fare è leggervi direttamente quello che ho trovato su internet. E dunque, come si legge qua, sono stata sorpresa da tutta la libertà creativa che mi è stata data, spiega Delphine Desan, 31 anni, artista franco-haitiana nata e cresciuta a Parigi. Le sue opere sono ritratti e scene che prendono vita da ricordi o dall'immaginazione e da vecchie foto di famiglia. Per questo progetto ho guardato a Elisabeth Tablet, Linette Yadom Boya Yeghe, questa qua, me la leggete voi, Agnes Varda, eccetera, eccetera, eccetera. Basta. Fine. Quindi che sappiamo principalmente che è franco-haitiana e c'ha 30 anni. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Spero che vi sia piaciuto e vi abbia soprattutto fatto apprendere qualche cosa. Se fosse così, non dimenticate di iscrivervi al canale, possiamo crescere tutti insieme e anche un like sarebbe gradito. E fatemi sapere qua sotto comunque con un commento qual è la cover che oggi ho presentato che vi è piaciuta di più. E dunque ragazzi, per oggi è tutto. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao!